e Monza che riprende la rincorsa verso la Serie A, finisce 2-0 allo Power Stadium tra Monza e Reggiana, un Monza che sicuramente arrivava da un bruttissimo stop a Reggio Calabria contro la Regina, ma dall'altra parte arrivava una squadra ancor più in difficoltà del Monza, ovvero la Reggiana, riduce, pensate, da 4 sconfitte consecutive e sempre più giù in classifica. Quest'oggi il Monza, Cristian Brocchi, schierava diverse novità a partire dalla difesa, o meglio dalla porta, visto che è tornato il nostro Eugenio Lamanna dal primo minuto, non si vedeva da davvero tantissimo tempo. Diciamo che molto probabilmente Cristian Brocchi ha voluto concedere una giornata di riposo a Di Gregorio, che le sta giocando praticamente tutte. In difesa rivediamo Lorenzo Pirola, ma soprattutto Filippo Scaglia, anche lui come Eugenio Lamanna da davvero tantissimo tempo non partiva dal primo minuto. E c'è anche da segnalare l'entrata durante il secondo tempo da parte di Armando Anastasi, un giocatore che nella prima parte di stagione era in prestito in Croazia e che è tornato, diciamo, per tappare un po' il buco di vice Carlos Augusto. Carlos Augusto, autore tra l'altro del gol dell'1-0 che ha permesso di sbloccare la partita per il Monza e metterla sui binari giusti, lo stesso terzino brasiliano che è dovuto uscire, che ha dovuto abbandonare il campo molto sfortunatamente durante il secondo tempo per un colpo in testa ricevuto. Ecco, speriamo non sia assolutamente nulla di grave. Per quanto riguarda Carlos Augusto, cogliamo l'occasione per dire che finalmente abbiamo rivisto il Carlos Augusto della fine del girone d'andata, quel Carlos Augusto che spinge, quel giocatore sì molto attento alla fase difensiva ma soprattutto devoto all'attacco. Insomma, è il terzo gol per l'ex Corinthians e oggi penso sia stato determinante. Per quanto riguarda il centrocampo, le chiavi sono state affidate come al solito a Scozzarella, che deve macinare minuti su minuti, visto che a mio modo di vedere non ha ancora in mano pienamente il centrocampo del Monza. Ma visto il ruolo di Scozzarella, che è un ruolo che deve gestire un po' non solo il suo reparto ma tutti i reparti della squadra, deve migliorare. Oggi ad accompagnarlo c'erano Armellino e Ciccio Derrico, due giocatori che fanno parte senza dubbio della vecchia guardia, ma non nascondiamoci dietro un dito, ecco, che tutti noi tifosi e appassionati del Monza abbiamo avuto piacere a rivedere il nostro capitano Ciccio Derrico dal primo minuto. A mio modo di vedere non ha neanche sfigurato, ha messo dei buoni palloni soprattutto per gli attaccanti. Purtroppo ha avuto un'occasione gigantesca sul 2-0, palla sporcata poi da Frattesi, e proprio sotto questo punto di vista, per un giocatore come Ciccio Derrico e per il momento molto strano in cui si trova, un gol, ecco, sarebbe la medicina che risolverebbe tutti i problemi. Purtroppo anche oggi non è arrivato, Ciccio Derrico non ha ancora trovato un gol in Serie B, ma sono sicuro che arriverà presto. Nel complesso anche buona la prestazione del solito Frattesi, che macina tanti chilometri e tanta corsa. In attacco invece abbiamo rivisto dal primo minuto Dani Mota Carvaglio, anche oggi partita sicuramente positiva la sua. Insomma, l'azione del gol del 1-0 è partita da una sua incursione, una delle sue solite azioni dirette a puntare la porta degli avversari. Ed infine a guidare l'attacco biancorosso si è rivisto anche Davide Diò, e purtroppo lo dobbiamo dire anche questa volta, per l'ennesima volta una prestazione abbastanza sottotono per Diò, un giocatore che, lo ripetiamo, video dopo video, post partita dopo post partita, un giocatore che dovrebbe fare la differenza in questa squadra, un giocatore che a Pordenone, come anche a Cittadella negli anni passati, era davvero devastante, ma che qui a Monza non ha ancora trovato la sua dimensione ideale, se così vogliamo dire. Ma sono sicuro che anche per Davide Diò, come per Ciccio Derrico, e a maggior ragione per lui che è un attaccante puro, il gol sicuramente sarebbe vitale per il suo proseguo con la maglia
del Monza. Partita poi che si è conclusa, diciamo, con la ciliegina sulla torta, e sto parlando ovviamente del gol del 2-0 all'84esimo minuto da parte del giovane Colpani, anche lui un giocatore che soprattutto nella prima parte di stagione, dove ha giocato di più, non possiamo dire che non ha incontrato difficoltà. Oggi sicuramente è entrato con il piglio giusto e ha fatto anche, ragazzi, un grandissimo gol su assist di Ciccio Derrico, un gol anche per lui fondamentale, ecco, per questo finale di stagione, sperando di vederlo più spesso in campo con questa voglia e anche con questa determinazione. E dunque possiamo certamente dire che questo è stato un turno infrasettimanale che ha sorriso alla fine dei conti al Monza, alla squadra di Cristian Brocchi, che dunque si rivendica del 3-0 dell'andata a Reggio Emilia proprio contro la Reggiana, vince 2-0 e convince soprattutto allo Power Stadium, soprattutto visti anche i risultati delle altre squadre. Eh sì, perché il Venezia si è fermato in casa contro il Lecce per 3-2, Lecce che invece continua la sua rincorsa verso i primi due posti. Da segnalare anche i due pareggi di questa giornata, sto parlando sicuramente di Chievo-Frosinone, ma soprattutto di Cittadella-Salernitana, e dunque Salernitana che si lascia un po' scappare questo Monza, che grazie a questa vittoria si porta a 50 punti, sempre a meno 6 dall'Empoli, che invece al contrario vince nei minuti finali contro il Pordenone. Al terzo posto, come già detto, troviamo il Lecce a quota 49, Salernitana che dunque si ferma a 48, seguita poi da Venezia 46 e da Cittadella a 45 punti. Detto questo, ragazzi, io come sempre vi ricordo di farmi sapere con un commento che cosa ne pensate riguardo questa partita. Vi ricordo inoltre di lasciare like e di iscrivervi al canale se siete veri monzesi. Noi come sempre ci rivediamo ad un prossimo video, e sempre forza Monza!